Pronti, lanciare il palloncino! Medaglia a tutti i partecipanti, a tutti i bambini. Tutti i bambini perché se lo sono meritati proprio. Adesso, bambini! Bravissimi, tutti bravissimi. Tutti bravissimi. Bravissimi, assolutamente. Bene, come sta andando? Bene, per ora bene. Tutto a posto? Sì, mi ha appena iniziato. Ah beh, allora bene. Buona continuazione. Grazie. Non è facile fare il servizio stampa, giusto? È difficilissimo, sì. Ha le sue difficoltà. No, beh, ma è una tecnica un po' particolare, ma mi piace. Buon lavoro. Prospettiva. Grazie anche a te. ...24 per 1, 5 ore di marcia, ma ne dobbiamo fare altre? Per arrivare domani mattina alle 10, sono ecco, 24 ore. Per una causa molto valida, vero? Sì, sto facendo un gioco, praticamente un amico mi dà un tot al chilometro per questo progetto che sono disabili in corsa, che mi stanno praticamente, loro sono praticamente persone che portano i disabili, cioè i non vedenti, con le guide e anche i spingitori con le carrozzine, quindi buon scopo insomma. Benissimo, allora buona continuazione grazie. E grazie per tutto quello grazie. Che sta facendo. Grazie mille, ciao. Siamo in compagnia di Alessandro Rossini, presidente del GAP, il gruppo amatori podismo di Saronno. Siamo alla 24 per 1 qua al campo sportivo appena rifatto di Saronno. 24 per 1. 24 per un'ora significa
24 atleti per ogni squadra che corrono un'ora ciascuno. Quest'anno, 2019, abbiamo registrato, come gli anni precedenti, il sold out a un mese e mezzo dall'apertura delle iscrizioni, per cui per questo tipo di gare c'è sempre un maggiore interesse, e devo dire che anche non sono tantissime le società che le organizzano anche nella nostra zona. Quanti sportivi ci sono? 50 squadre per 24 atleti significa un totale di 1200 atleti più l'indotto, perché poi vengono parenti, amici. Adesso abbiamo appena fatto la baby staffetta per i bambini e si sono divertiti, e noi teniamo molto, diciamo, a questo contorno per far crescere, diciamo, le nuove leve. Ecco. Lo sport per tutti, insomma. Assolutamente, lo sport che è una scuola di vita ed è un qualcosa che soprattutto per i giovani adesso toglie da tanti altri cattivi pensieri. Da che ora stanno correndo gli atleti? Dalle 10 di questa mattina e termineranno alle 10 di domani mattina, domenica. Assolutamente in continuo. Il cambio, logicamente, le varie squadre. Un'ora ciascuno. A parte il nostro supereroe Diego Donegà, che lui correrà 24 ore. Vediamo un po' come sarà messo questa sera, perché con questo sole io presumo che abbia bisogno di una pausa ai box. Però l'abbiamo intervistato proprio poc'anzi, ha spiegato il perché di questa. Assolutamente, cosa, una nobile causa. Spesso e volentieri lo sport, in questo speciale frangente, la corsa, cerca di avvicinarsi alla solidarietà e diventare un veicolo di solidarietà, perché ci sono anche tante altre squadre come la CLS che fanno correre dei ragazzi disabili, o altre squadre che comunque corrono per un'altra causa nobile. Sì, fra poco, quindi dopo il pomeriggio, cerchiamo di animarlo con vari avvenimenti. C'è stata la baby staffetta, fra un po' ci sarà l'esibizione a cura di Happy Fitness, di danza in generale, vari tipi di danza, e poi termineremo questa sera, faremo una console nella zona della lunetta del salto in alto. Ci saranno dei DJ, DJ Parrots, che spero che ci faranno ballare assolutamente. Insomma, a ritmo di musica, revival, eccetera, eccetera. Tante iniziative, non solo sport. Certo, diciamo. Certo. Grazie. Grazie a voi. Grazie. La Croce Rossa è sempre pronta a intervenire, giusto? Ma per il momento nessun intervento. Nessun intervento, assolutamente tutto tranquillo. Tutto tranquillo? Tutto tranquillo. Bene, meno male. Meno male. Meno male davvero. Le difficoltà che si sono incontrate nell'organizzare la 24 per un'ora? Beh, non ci sono difficoltà, c'è solo tanto tanto lavoro, tanta passione. Sicuramente ci sono difficoltà del tipo logistico, organizzativo, però veramente tutto passa in secondo piano, perché il divertimento è tanto. Sono tutti sempre molto contenti di questa organizzazione, esce sempre molto 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 bene, per cui veramente passa
tutto quello che è difficile passa in secondo piano. Ma se io le dico maratona di Abbiategrasso, perché c'è qualcuno che mi ha detto nel suo staff che non voleva dirlo a nessuno che lei ha vinto la maratona. Sì, è stato veramente una coincidenza, perché questa è la verità. Io ero lì per un allenamento e la fortuna ha voluto, e anche un po' di bravura, che mi sono trovata in testa al 34esimo chilometro e a questo punto non ho concluso il mio allenamento, ma ho portato a termine una maratona. Ecco, diamo un appuntamento, ormai quest'anno si sta svolgendo, siamo già a 7 ore e mezza passata. Diamo un appuntamento a chi ci sta guardando in questo momento, ai nostri telespettatori, per il prossimo anno. Cosa deve fare? Beh, io consiglio loro di provare a venire a correre o formare una squadra o unirsi a una squadra di quelle già esistenti, di provare a vivere questo clima di festa, sicuramente di sport, di stare insieme, che dura 24 ore e dove unisce tutti in un rapporto veramente forte, veramente stretto, di amicizia, cordialità, simpatia e tanto tanto amore per tutti, non solo per lo sport. Qua ci sono anche tante associazioni che fanno delle beneficenze, che si uniscono a ricerche, che si uniscono a problematiche sociali, per cui veramente tanto tanto cuore. Bisogna essere dei campioni o basta essere amatori? Basta voler correre, basta avere l'amore per uno sport, basta volerlo fare, assolutamente non. Ci sono sia campioni, ma ci sono anche quelli che noi chiamiamo i classici tappascioni, che sono qua per stare insieme in questa giornata di festa. No, viva lo sport e viva il divertimento. Esatto, questa è la cosa principale per tutti. Grazie. Grazie a voi. Sta facendo il filmato per poi farlo vedere a casa, gli errori o la bravura? No, la bravura, la bravura. La bravura? Assolutamente sì, deve farcela. Da quanto tempo corre? Ma lui corre, diciamo, in maniera amatoriale da qualche annetto. E lui è la prima volta che fa questa avventura, era un po' preoccupato e agitato perché, insomma, certo, è una cosa un po' impegnativa. Da quanto tempo è in pista? Dalle 5. È il turno delle 5. Perché praticamente adesso alle 6 dovrebbe subentrare l'altra ragazza. Loro sono in un gruppo di Cervenate, si chiama La Consolini. Okay, fatto anche pubblicità. Va benissimo. Di così. Grazie. A lei, arrivederci. Grazie. Sole, bagnati. Quante spugne abbiamo consegnato? Tantissime. 200. Tantissime minimo. Spugne. Minimo 200. Sì. Minimo 200. Allora, allora per 7, insomma, fanno un bel numero. Quelli acqua, va bene, acqua. Grazie. Sì, vai. Mettila anche in fondo che vado a prenderla, vedi? Siamo quasi al cambio? Quasi! Quasi!
compota. Andiamo, andiamo. Grazie. Andiamo uomo, Pia Potta, andiamo. Dai Marta, dai, dai, dai. Allora, siamo pronti per il cambio tra poco, giusto? Sì, ci siamo riscaldati anche se fa caldo già di natura. Già di natura, però insomma scaldare i muscoli fa sempre bene. Fa sempre bene, bisogna muovere un po' le gambe prima di andare in pista. Dunque siamo pronti per dare il cambio ai vostri amici del gruppo. Forza Angelo. Forza Angelo di? Di Saronno. Di Saronno. Allora buona corsa. Grazie. Cambia, individuate il vostro compagno, un 5 e via. E arrivano talmente ubriachi, ragazzi, ubriachi di stanchezza, si intende? Stanchezza dovuta al caldo, al sole. Non avvicinatevi al tappetino. Vai di là, vai di là. Ce l'abbiamo fatta? Bene, sì. Tutto a posto? Ciao, benissimo, ciao. Ma grande festa, come mai? Sì, perché non sono allenata, mi sono allenata per Angelo! Ah, forza okay. Angelo! Grande. Per One TV, grande Primiano. Hai visto Paurone? Sì, l'ho visto, è andata.
stato bravo, dai. Dai. Poi l'importante è che mi ha detto che si è divertito. Ecco. Oddio, non mi sembrava dalla faccia, però. È un po' di sofferenza. Mauro! Ma un applauso! Questo è Jester Time! Quale mi sembra il Vittorio Chi? Quale? Quale? C'è la Luca che con la maglia bianca. È Luca che ci guarda. Vedi Luca? Vince, no? Ragazzi, piangi! Thank you.
nostra Maria Angela con tutto il team di Jester Time. Level up, level up, level up.